Ma è di ambigui. L'Atletico Battipaglia 2018 vi presenta Palla Scoperta, il podcast più nonsense del calcio dilettantistico italiano. Ospiti, commenti, analisi e soprattutto tanto cazzeggio. Con Armando D'Ambrosio, Andrea Iannone e Andrea Picariello. Considerato che Palla Scoperta è un po' casa di tutto, così come l'Atletico, diciamo, Atletico Is, un po' tutto quanto, Palla Scoperta è casa un po' di tante eccellenze, tanti talenti, tante cose. Casa caduta. Esatto. Wow. Esatto. La scorsa puntata avevamo il patrono del beach, Santa Teresa Beach Soccer. Un saluto a K. Un saluto a Peppino. Lo salutiamo. Ciao, facciamo anche un applauso. Ospite di oggi è il bodybuilder Main Physique, perché è una categoria. Prima, Luigi Laudisio, un grande applauso. Grazie mille, grazie Armando per avermi invitato e i suoi collaboratori. Veramente mi fa molto piacere questo invito. E niente, io mi chiamo Luigi Laudisio, ho 33 anni e ho questa passione per il bodybuilding, però precisiamo che la mia categoria è Main Physique, è una categoria estetica che si basa da tipo ragazzo australiano, cioè tipo surfista. Ok. Diciamo che questa situazione è un po' proprio Grande Fratello. Ora è partito da bomba, cioè è partito benissimo. Ho spiegato precisamente la categoria, perché bodybuilding, cioè, è un po' varia, troppo generica. Io non so voi, sono totalmente ignorante sull'argomento. Infatti in questa puntata oggi andremo un po' a sviscerare queste cose, soprattutto per gli ignoranti come me, che non sanno niente di questo. Noi facciamo partire la musica dei Super Quark. Acculturiamoci parlando di culturisti, no? Acculturistiamoci. Esattamente. La scaletta, ringraziamo Andrea Iannone per aver provveduto. La stampa della scaletta, è tutto merito mio. Partiamo dall'esperienza nel bodybuilding di Luigi Laudisio. La tua carriera, i tuoi traguardi, perché mi dicevi che sì. Hai fatto belle cose. Ho fatto belle cose, sì. Però purtroppo per la famiglia ho dovuto fermarmi, perché comunque questo è uno sport molto costoso che qui in Italia non viene sponsorizzato come il calcio, perché qui in Italia è lo sport più seguito è il calcio, il bodybuilding non è molto seguito, anzi è un po' disprezzato. Ecco, ma a proposito di questo, partiamo proprio dal principio. Sappiamo che tu hai avuto un passato nel calcio, sì. E tra poco lo approfondiremo sempre la scaletta, perché non è questo il punto in cui parliamo di questo. Però l'approccio alla palestra, questo tipo di allenamento, come è arrivato e cosa ti ha illuminato? Niente, perché comunque io, devo dire la verità, sono sempre stato affascinato dalla cultura fisica. Mi è sempre piaciuto avere un bel corpo. Sono un po' narcisista, mi piace avere cura del mio corpo, mi specchio sempre, cioè amo il bel corpo e mi sono avvicinato a questo sport. Io giocavo anche a calcio, facevo entrambe le cose. Poi un giorno litigai con un mio amico di squadra e mi cacciarono fuori dalla squadra. Ora ti racconto tutta la storia in breve. E in questo mese che sono stato fuori squadra, niente, mi allenavo tutti i giorni, cioè la palestra mi appassionava sempre di più e vedevo che anche il fisico rispondeva molto bene. Ritornando in squadra, vedevo che io giocavo comunque, ero un'ala destra e sinistra, giocavo in entrambe le aree e vedevo che non ce la facevo più. Cioè avevo messo 6-7 kg di muscoli, cioè quindi vedevo che il mio corpo rispondeva bene, quindi con il tempo ho visto che avevo più risultati in palestra che a calcio, anche se non ero scarso a calcio, me la cavavo, però poi la palestra ha preso il sopravvento e quindi ho deciso di dedicarmi solo a lei e mi ha dato tante soddisfazioni. Un amore a prima vista proprio. Esatto, infatti questo volevo dire, questa stagione è stata un po' fuori perché un eccesso di muscoli c'è stato.
Sì, no, io mi sono operato per togliermi tutti i muscoli che avevo perché erano cioè, devo iniziare da capo. Quello che hai fatto come un umano, tu vuoi diventare un panic, vuoi rispondere. Ho fatto un Photoshop di me col fisico. Ma in realtà di... non è Photoshop, perché questa foto che state vedendo proprio lì a fianco ad Andrea, la vediamo là. Eccola. Questa è una foto originale di Andrea a Formentera l'anno scorso, quindi io vivo 6 mesi, cioè 6 mesi che sono un po' cicciottella, poi 6 mesi mi trasformo grazie al chirurgo, saluto il chirurgo, grazie per tutto. Come anche gli attori, quando c'è una proposta in particolare devono cambiare il proprio aspetto. Mentre il personaggio, quando stacca dal calcio vuole sentirsi un pochino l'uomo medio, no? Quindi, tipo faccenda... quello di Una notte da leone, come si chiama? Quello là, ah, io proprio, è il mio prototipo di personaggio. Quindi transita praticamente da Schwarzenegger a Alan. Non mi ricordo come si chiama, c'è un nome strano, greco, tipo... Deve abbassare le aspettative nella vita quotidiana, perché altrimenti... Metto su alla base di tutti, cioè sembra anche brutto. Perché ricordiamo che la prerogativa di questo tavolo è sempre l'umiltà. Facciamo un applauso all'umiltà. Posso raccontare un aneddoto? Certo che sì. Io in realtà ho i capelli. Però l'umiltà mi impone di rasarmi quotidianamente. Anche perché è una cosa sempre più diffusa, quindi siccome non vogliamo in qualche modo sminuire, comunque far sentire diverse le altre persone, cerchiamo. Io mi immolo per coloro che tutti i giorni devono essere chiamati pelati, zucca, tutte quelle cose là. Io ho deciso di immolarmi, quindi quotidianamente mi raso, in realtà c'ho i capelli come Luigi. Sono più lunghi, però non Luigi. Una grandissima prova di coraggio, ma soprattutto una grandissima prova di inclusione. A proposito di inclusione, presentiamo un attimo gli ospiti prima che ci dimentichiamo. Questa volta ci sei riuscito, Vane, devo farti i complimenti. È passato solo mezz'ora. Non era sulla scaletta, eh? Non era sulla scaletta. Però prima di dimenticarci definitivamente, presentiamo gli ospiti. Partiamo da Charlie, non sottopongo questa ola dell'Atletico che la sentiamo. C'ha un po' follower della pagina dell'Atletico. Esatto, ma perché Charlie ha anche più carisma di tutti quanti noi, perché Charlie, pur stando in silenzio, trasmette un messaggio, che è un messaggio di inclusione, di positività e di, insomma, fluidità. Presentiamo anche Asbulla, che è il vero ospite, è l'ospite più prestigioso di tutti i podcast esistenti nell'universo terrestre. L'unico motivo per cui facciamo qualche centinaio di visualizzazioni. Perché c'è lui. Quindi qua da una sbulla che non raggiunge il picco. Dicevamo, tornando alle cose serie, prima hai detto una cosa molto, secondo me, che è un po' la chiave di questo tipo di sport. Cioè, l'amore per il proprio corpo è anche un po' una forma d'arte, perché uno va a scolpire il proprio corpo. Sì. Michelangelo, insomma Bernini, che salutiamo, che sono i nostri grandi appassionati, scolpivano il marmo. Una persona scolpisce il proprio corpo perché comunque è una... No, Michelangelo. Michelangelo. Sono le canzoni con Blanco. E dicevamo, scolpire il proprio corpo è una forma d'arte sotto questo punto di vista. Sì, sì. Comunque, cioè, per scolpire il proprio corpo dietro ci sono tanti sacrifici, ci sono... mesi e mesi di diete, di rinunce, allenamenti estenuanti, cioè non è semplice avere un corpo scolpito, dietro c'è tanto lavoro, che questo non capiscono la gente, perché la gente ormai si pensa che tutto è semplice e facile, però dietro di questo c'è tanto lavoro, a giorni di rinunce di cene, uscite con amici per un obiettivo. Ma tu c'è la genetica. La genetica. Come dicono? C'è la genetica. C'è la genetica. Errore del microfono ormai. Mi avvicino. Vivo abbracciato al mio microfono. Sassa. Calcio. Come è entrato nella tua vita e quanto tempo c'è rimasto e come c'è rimasto? Il calcio è stato sempre. Cioè, fin da bimbo la mia passione. Ho giocato sempre a calcio quando stavo giù. Per strada con i miei amici e me la cavavo anche, infatti poi mi iscrissi le prime scuole calcio, sai, il sogno di ogni bambino diventare calciatore, sfondare, fare quella bella vita, perché in Italia c'è come sport c'è il pallone, cioè sognano tutti a diventare calciatori, nessuno sogna a diventare men physique body, perché non è uno sport che qui è seguito oppure pubblicizzato. Pensi che la cosa possa cambiare in caso di una promozione maggiore? Ma qui sta arrivando molto lentamente in Italia,
cioè già piano piano sta arrivando, perché sta arrivando la cultura, cioè dell'allenarsi, di mangiare bene, però a livello di gare, tipo a livello di diventare atleti, qui ce ne vuole di tempo, perché ancora l'Italia non è pronta per Qual questo. Qual è il paese dove è popolo? America, l'America. L'America, il sogno americano. Sì, infatti questo. Io ci sono stato in America, infatti anche lì, camminando per strada, ti facevano i complimenti le persone, quando ti vedevano, ti fermavano, ti facevano i complimenti. Che veniva apprezzato proprio. Sì, veniva apprezzato, già che ti vedevano già con un canotto, con un po' di muscoli, Schwarzenegger, si facevano i complimenti. Pensi che manchi un po' la cultura in Italia? No, qui... nel senso, cioè, se ti vedono con un bel fisico, vabbè, ma è dopato, sì, ma la genetica, sì, qua in Italia c'è il trucchetto. Ma qua dipende, più le critiche che i complimenti. Perché qua. Per me l'italiano è un popolo di invidiosi, cioè dove non ci può arrivare... Dicono che purtroppo sono le bombe, sono posso arrivarci anch'io, basta che mi faccio quello, cioè per loro è semplice. Ho raggiunto, diciamo, il mio obiettivo, perché il mio obiettivo era diventare un atleta professionista nel mio settore, solo che purtroppo per vari motivi ho dovuto rinunciare, per motivi importanti, crearmi una famiglia. Perciò devo mettere da parte questa mia grande passione. Cultura e disciplina. Ragazzi, mi interrompo un attimo perché stiamo parlando troppo di fisico. E il mio sponsor mi impone di fare un sorso e di dire che dobbiamo ingrassare tutti quanti. Ma è zero? No. Sì, è zero, ma quindi... anche qui ci sono gli Eagles. Mi dico, vabbè, ma è zero, ci sta l'aspartame. Quindi morirai lo stesso, non di obesità, ma morirai lo stesso. Prima Armando ha detto una cosa... molto giusta, perché è anche Andrea, perché si parlava del pregiudizio, l'Italia un po' così, c'è un pregiudizio in particolare che riguarda questa disciplina, ma in generale proprio il mondo del culturismo, che sono gli steroidi. Sì. Tu che ci sei dentro, insomma, in questo mondo, quanto, se ti è mai capitato di vedere, insomma, se è reale quello che... Sì, molto reale, perché in questo sport gira tutto intorno agli anabolizzanti. Se vuoi arrivare... una determinata forma, un determinato livello, se ambisci a determinate gare, perché ormai qui natural è sminuito, purtroppo ormai c'è, cioè, nessuno crede più nel natural, tutte le gare, ci sono anche federazioni che gareggiano natural, però quello che attira di più sono le federazioni dove c'è uso di anabolizzanti. Anabolizzanti nel mondo del calcio è una cosa che esiste o... Soprattutto sì. nei dilettanti, sì, nei dilettanti. Il problema è che nei dilettanti questa cosa non è controllata, perché non ci sono, certo, analisi, non c'è, no, il test di doping post partita come succede, non so, nei professionisti. Quindi è molto diffuso. Ovviamente non parlo delle nostre categorie, prima, seconda e terza, ma neanche la promozione non avrebbe senso. Parlo di categorie dove comincia ad esserci un business dietro, e quindi, non so, dalla D giù qualcosa che si avvicina, insomma. Facciamo un messaggio sociale, ne approfittiamo. Io nemmeno con droga riesco a correre, a me è proprio un problema mio, di genetica mio, che con le droghe non riesco a correre. Io sono una corsa, cioè proprio la... Chi è... Faccio un messaggio sociale, non la corsa. Perché... Sì, non perché vegetariano, io sono contro la corsa, cioè io non faccio uso di corse, di queste cose. L'idea cerca di sponsorizzare, no alle corse, anche i nuovi atleti che abbracciano la causa atletico, di essere convinto che praticamente si giochi in campo, si giochi da fermi, no? No, cioè chi può farlo perché ha delle doti tecniche, sì, e chi no. È anche un determinato carisma, perché ricordiamo che anche uno sta in piedi fermo, emana un qualcosa. Il maestro. Andiamo a lanciare un gol di cannone così random. Certo. Due gol. Doppietta in una partita sola. Cioè quella ora ce n'è uno che ha fatto un bel gol. Lo stiamo guardando in questo momento. Il mio Instagram qui. Ah, giusto, è vero. Ci dimentichiamo sempre le cose. L'autore del gol. L'autore del gol. Ogni follower è un applauso. Anche da no, vogliamo lanciare l'Instagram di Luigi, però siamo molto seguito, sì, diciamo, quelli importanti. Gli facciamo prendere 2-3 follower, sono sempre buoni. 3, però già li seguo, quindi 2 ce li hai sicuri, e il terzo te lo prometto. Questa è l'Instagram di Eccolo qui.
tutti i giorni chiede una cosa, cioè qualcuno ti commenta le storie, dice non fai bene questo, non fai bene quello. Ma qualche invidioso, ci sono sempre. Non fai bene lo spuo, scendi su, più, ci, guarda c'è, che la cuffia non la ruoti bene. No, ce ne sono, ci, sa, sport, ci saranno sempre, sempre, ci sono sempre, sempre. Ma quanto sei terrorizzato, allora dici di non parlare nel microfono, perché ti vedo tante volte che giri il microfono. Praticamente, cioè, tipo, una cosa in testa che magari è lontano suona, quindi... C'è mai stato un momento in cui stavi per mollare? Cioè, hai detto basta. Il mio momento dura da 30 anni. Ho mollato. Sì, ci sono stati vari momenti. Un periodo che ebbi uno strappo al petto, lì veramente mi demoralizzai tantissimo. Perché comunque ho dovuto riprendere piano piano. Sono stato 3-4 mesi, diciamo, fermi. Comunque mi allenavo al 20% delle mie potenzialità. Ci sono stati vari sali e scendi nella mia carriera, però ora mi sono stabilizzato, perché comunque ho capito che la cosa importante è la famiglia, poi viene tutto dopo. Un applauso alla famiglia. Io però lancerei un tema adesso. Certo. Allora, manderei intanto una foto di Luigi, una di quelle più porno che sono sul suo Instagram, e poi gli chiederei, perché io l'ho già chiesto in privato, però faccio finta che non gliel'ho chiesto, ma perché non ti butti su OnlyFans? Ma io un discorso a tua moglie, dici, mettiamoci su OnlyFans, facciamo un business a metà, ce ne sono tanti che fanno così. Uno può anche magari pensare di buttare la propria identità. Mi stai ammazzando, che non ho portato l'identità. Tipo, cioè, poi mi devo mettere la crema, mi fa già malissimo. Uno può anche occultare la propria identità. Quindi. Puoi mettere anche la mia faccia, cioè il tuo fisico con la mia faccia, non ti preoccupare. Cioè, hai mai pensato? No, io ci ho sempre pensato, perché sono soldi facili, però mia moglie è molto gelosa, perché comunque io ho un passato un po' movimentato, perché comunque io prima, anche quando non ero fidanzato, lavoravo come ragazzo immagine, sai, stavo sempre, facevo addio annubilato, sfilate, cioè stavo sempre a fare queste cose un po' con le ragazze, sai, e mia moglie è stata sempre una tipa molto gelosa, che non si fida tanto di me, quindi sono sempre un po' controllato. Salutiamo la moglie, che non si fida neanche in questo momento. No, infatti. È veramente qua. No, è male sicurista. A proposito di culturismo, secondo voi Peppe Di Donato, a livello di culturismo, come sta messo? Io sui social... La base c'è. Però ci deve lavorare. Potrebbe... Posso dire la mia? Certo. Allora, c'ha una mano... Non so se posso fare gesti. Cioè, wow. Una mano così... E un braccio che non riesco, capito? Perché mo vanno tanto al microfono. Quindi la base c'è, potrebbe tranquillamente lavorare nella security. Beppe sì, mamma. Chissà se non c'è OnlyFans a questo punto. La security di OnlyFans. C'è una frase di Arnold Schwarzenegger che oggi ho fatto un po' di ricerca, no? Un applauso ad Andrea che ha fatto la ricerca! Salutiamo le maestre di Andrea, che non credevano con i mezzi che diamo ad Andrea per fare ricerca. Esatto. Ricordate sempre che se le vostre insegnanti non credono in voi, non date le retta, perché un giorno potreste essere anche voi a condurre palla a scoperta. Tutto può succedere. Ciao maestre! Allora, c'è questa frase, che in realtà ho scoperto che è molto famosa, non la conoscevo ovviamente. Per me allenarmi è come raggiungere l'orgasmo, cosa di OnlyFans, no? Come raggiungere l'orgasmo? Sì, gonfiare i muscoli è come andare a letto con una donna. È così. In pratica, per chi è amante di questo sport all'estremo, è vero. Perché quando raggiungi il pompaggio massimo, cioè raggiungi uno stato... Libera delle endorfine. Sì, ti senti... Come posso dire? Un super eroe. Cioè, ti senti veramente come se stessi in estasi. Cioè, per chi ama questo sport al limite. Andrea, per te... Non ho mai ricevuto un orgasmo nello sport, allora. Passione sui gatti. Questa qua è una cosa che abbiamo scoperto tramite Armando. Sì, io sono un cliente fisso da Armando. Io sono tutte le settimane da Armando. Questo è l'amore, ragazzi. È l'amore. Vedere sui social, lui dedica, penso, lo stesso tempo ai gatti. Sì. Forse
delle tre la moglie è quella meno, sì, meno pendecina, meno attenzione. Sì, sì, infatti, è vero, è vero. Gatti versus moglie, non c'è paragone. Dopo i gatti. Quanti gatti avete? Ora ne ho 4, sono arrivato fino ad averne 6 in casa. Come si chiama? Allora, c'è Leo, Chanel, Lea. Ora c'ho Chop, c'avevo Chip, c'avevo Patatone, però l'ho dovuto vendere un paio perché comunque ora che aspetto una figlia che si muove a uscire perché si fa attendere. Dicevamo dei gatti, sì, no? Sì, sì. Non lo so, ragazzi. Ha dimenticato. Forse stiamo parlando della figlia di Luigi, no? Ok. Mamma, ragazzi, io non ho parole. La sorpresa per te, Luigi, è che tua figlia sta nascendo in questo momento. Eccola! A proposito di gatti, abbiamo preparato un quiz. Quiz sui gatti. Questo qua è per capire quanto sei realmente appassionato. Quindi, insomma, gatti a casa che state ascoltando, iniziate a tremare, magari a cercare un nuovo padrone. Prima domanda. Quanto tempo dorme un gatto adulto? Opzioni: 10 ore, 12 ore o 16 ore? 16 ore. Complimenti, ragazzi. Dormono a tutto orario, Daniele. I gatti eliminano il sudore da dove? Dal naso, dai cuscinetti delle gambe oppure dai peli? Dai cuscinetti delle gambe. Come si chiamano le palline che vengono espulse dai gatti? Tricobezoari, pilobezoari o fulcrobezoari? Ah, questo è difficile. Anabolizzanti. Tricobezoari. Ragazzi, anche grande a indovinare. Quante razze di gatto esistono al mondo? Circa 500, circa 1000 o circa 2000? Questo è difficile. 1000? Peccato, perché sono 2000. 2000, wow. Ti potrei rifare con l'ultima. La razza Angora, da dove proviene? Dalla Russia, dalla Turchia? Messo male. Angora. 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 Dalla Russia? Dalla Russia, dalla Turchia o dall'Azerbaigian? Dalla Turchia. Dalla Turchia. Oh! Yeah! Siamo arrivati alla fine di questa puntata di... Siamo già alla fine. Ecco, io allora strappo, perché così faccio finta che non l'ho seguita. Ok, la metto qua. Salutiamo Charlie, passiamo i giassini ai nostri ospiti. Ringraziamo Charlie per la sua presenza. Grazie a Charlie, i bagazzi soprattutto da Sbulla. Ringraziamo Andrea, il valore, il nome, la garanzia, efficienza, professionalità e sapienza. La star di questo podcast. Grazie ad Armando D'Ambrosio. Grazie ad Armando D'Ambrosio. Vogliamo spendere... Due parole carine per Andrea. Ringraziamo Andrea Carillo. Ma soprattutto ringraziamo Luigi Laudisco. Grazie. Per essere stato nostro. Posso dire una cosa? Di fianco a lui, cioè io già sono piccolino, di fianco a lui sono sembrato praticamente una schifezza. Quindi da domani sarò a... no, col riso, no, perché non mangio carne. Però mi metterò sotto, lo prometto. Ma a saperlo mi mettevo io, se avevi detto. Allora, ci vediamo fra un anno, palla scoperta, e io sarò quello grosso e lui sarà quello. Vai. Chiudiamo dicendo per le dimensioni comunque. Non conta. Ciao!